pubblico già caldo, sale l'adrenalina sulle tribune in attesa del fischio dell'arbitro che darà il via al match. Qui è Piero Gepardo che vi parla, con me Lelia Dani, appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della Serie A team. Si affrontano Empoli e Sassuolo. Il calcio su questi canali è sempre sinonimo di divertimento e spettacolo, e ti dico che sono certo che anche oggi ci divertiremo. Parola di Lelia Dani. L'11 di partenza dell'Empoli per questa sfida. 4-3-3 per loro oggi, con le tre punte piuttosto strette. Così facendo forse rinunciano a qualcosa lateralmente, ma terranno impegnati i centrali avversari. Sulla carta è un sistema di gioco che dovrebbe garantire un certo numero di occasioni da rete, Pier. Tre attaccanti mi piace, segno che vogliono giocarsela a viso aperto. Ecco, con l'aiuto della grafica, la formazione nero-verde del Sassuolo. Tra i pali troviamo Consigli. Pacchetto arretrato composto da Tolian con Vigna sugli esterni. Davanti schierano Pinamonti come unica punta. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Caputo. Marin. Sventa qui la minaccia. Tra i protagonisti possibili del match, ovviamente Berardi con i suoi strappi, la sua velocità. La sua abilità palla al piede lo rende uno dei principali pericoli per la difesa. Ma quanta qualità! Gli consente non solo di dribblare, ma addirittura anche di essere l'uomo dell'ultimo passaggio. Può contare sull'aiuto dei compagni. Hanno difeso bene, qui il tecnico può essere davvero soddisfatto. Interviene e allontana. Palla regalata agli avversari. Può portare il pallone lateralmente. Caputo. C'è la... Ottimo. Pallone che viene allontanato, poteva essere un'azione pericolosa. Può girarla. Difende bene il pallone. Non concede nulla all'attaccante. Sventa il pericolo e allontana. Samu Castillejo. Arriva l'intervento dell'arbitro. Percentuali sul possesso palla praticamente uguali, è l'immagine di un match che va sui binari dell'equilibrio. Poca emozione, ancor meno conclusione. Ci vuole un'inversione, una giocata. Solo una giocata di un singolo può far saltare il banco.
L'arbitro non ferma il gioco, c'è il vantaggio. Può servire un compagno. Riconquista la palla bene, interrompendo una potenziale occasione da rete. Caputo. Sventa il pericolo. Prova il lancio profondo. Riceve molto bene, questa è un'opportunità. Ha segnato il Sassuolo. Eccolo, il replay del gol. E c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno il tiro. Ha mantenuto la lucidità necessaria per piazzarla alle spalle del portiere, che non poteva far niente qui. Arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo, spazio all'intervallo e poi ovviamente la ripresa. Ripresa che ha dunque inizio. Ci mette il fisico. Buona circolazione da parte del Sassuolo. Tiro deviato. Sbaglia la misura del passaggio. Entra bene qui e recupera il pallone. Samu Castillejo. Si ricorda ai signori tifosi che lo protegge stato... bene il pallone. Quanto è necessario rispettare le regole per Berardi. Posizione interessante. Berardi. Castillejo. Occhio alla conclusione. E il pallone finisce in rete. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima. Un gol bellissimo. La regia ci ripropone qui l'azione del gol. Tutto è nato da questo cross calibrato e perfetto. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Caputo. Porta palla, vediamo cosa fa. Anticipa tutti su questo cross e spazza. Il dominio del gioco è tutto a favore del Sassuolo. Stanno facendo vedere un'ottima organizzazione di gioco. Il giro palla è perfetto. Vedi, non forzano mai la giocata e aspettano il momento giusto per verticalizzare. E infatti la fase difensiva avversaria non riesce a prendere le giuste contromisure. Brutto fallo. Vediamo se arriva un provvedimento per il giocatore dell'Empoli. L'arbitro decide di non ammonire, ma gli ha fatto capire che questa è l'ultima.
Brava la conclusione, non riesce a bloccare, attenzione, si avventa sul pallone e lo spazza, azione che sfuma. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Prova il tiro, conclusione che termina fuori. Hanno due reti da recuperare, devono continuare a spingere oppure i giochi potranno ritenersi chiusi. Tutti e due gli allenatori vogliono cambiare qualcosa. Pallone riconquistato, possibilità, elude l'intervento dell'avversario. Pallone scodellato, super parata qui. L'allenatore sceglie questo cambio. Batte lungo. Ci ha provato di testa, ma grande reattività del portiere. Altro calcio d'angolo. Grande apertura. Può mettere da lì. Non un granché qui l'intervento del difensore. Si gioca. Buono il recupero qui nella tre quarti avversaria. Efficace l'intervento del portiere. Cambia corto col compagno. Non c'è più tempo per i padroni di casa, arriva una sconfitta pesante davanti al proprio pubblico. Squadra meno brillante del solito oggi, perché ci sta di perdere. La sensazione però che ho avuto io è che la formazione sia scesa in campo con l'atteggiamento sbagliato. Troppo contrari, difficile ottenere un risultato positivo, no? In queste condizioni. Buona oggi la sua prova, tra i migliori in campo della sua squadra. È stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro su...